3, 2, 1. È una ricetta straniera che abbiamo trovato, sempre tra le varie ricette americane che sono un po' così, insomma, lasciano, non sono proprio le ricette a cui siamo abituati, Giulio. E c'è una ricetta che si chiama Sloppy Joe, è un panino farcito di carne tritata. Per prepararlo si devono cuocere in padella 950 grammi di carne, che non sono Non sono poche, cioè pochi. 950 grammi, vabbè, macinata con un filo d'olio e vabbè, fino a qua, non so poche però. Quando sarà ben rosolata, bisogna aggiungere 240 ml di ketchup, che è tantissimo, cioè 240 ml di ketchup. poi 60 ml d'acqua, è il mal minore, diciamo, 2 cucchiai di zucchero di canna, 2 cucchiaini di salsa Worcestershire, 2 cucchiaini di senape, mezzo cucchiaino di aglio in polvere, mezzo cucchiaio di cipolla in polvere, tutto in polvere poi. Cucchiaio, mezzo cucchiaio di sale, mescolate e portate a bollore. Quindi tutto questo, cioè, ti immagini tutta questa padella tutta schizzante. Prima di abbassare la fiamma e far cuocere a fuoco dolce per 30-40 minuti, quindi bisogna prima stare alti e poi dopo per 30-40 minuti, tagliate a metà 4 panini, ah ecco, erano 4 panini, per hamburger, tostateli, farcite con la carne trita e servite. Gisella la cuoca direbbe. Eccola. Prendete anche un po' di olio esausto in modo tale che il mappasso non vada più giù. Questo lo direbbe Gisella la cuoca. Gisella la Gisella cuoca è la cuoca. simpaticissima. E Gisella la cuoca ci potrebbe dare altre ricette simpatiche. Hai mai fatto Certo. una porcheria del genere in vita tua? Assolutamente no. Ho No. fatto di diverse porcherie, Qual è la ma porcheria che ti comunque, ma ricordi, che hai no, ma cucinato più non lo so, grossa? quando il metabolismo me lo concedeva, che ne so, io magari tornavo a casa, avevo fame e mangiavo mezzo chilo di pasta, aglio, olio, Ah, quello peperoncino, è però buonissimo. mezzo chilo, oppure mi mettevo davanti al televisore e mi mangiavo un chilo di gelato, no? Ecco, ma proprio questo è il O massimo un che hai pacco di fatto. merendine. Però non hai mai fatto Però la cose papponi. mappazzone pappone, sì, ma sempre con cose commestibili, che so, con i ceci, con le verdure, oppure buttare nella pasta in bianco direttamente dalla scatola dei fagioli, fagioli, ma comunque sempre una pasta e fagioli. Vabbè, sono Questo è un cose. mappazzone terribile. E poi, fra l'altro, io sono qui lo dico e qui lo nego, mi piace vedere una trasmissione televisiva sul Real Time che è Vita al Limite, non so se ti è mai Come no, capitato. Nozara Dan, quanto è C'è il dottor dolce! Nozzi È che è troppo fantastico, carino, no? troppo E lei carino. mangia troppo. Quali sono le sue abitudini alimentari? E quelli che dicono Quelle sempre: no, no, sempre. non No, mangio mangio tanto. 10.000 calorie al giorno, mangio tanto. E vedi anche questi, no, cosa mangiano e soprattutto come mangiano. Nessuno è seduto al tavolo. Lo sai che questo è abbastanza Tutti seduti sconvolgente. sul Tutti sul divano, sulla divano, sedia, nessuno si davanti siede alla al tavolo. televisione. Perché, ritorniamo al fatto, credo che poi non ci sia questa cultura del pranzo, Del della pranzo, della cena. cena, di stare insieme. Quindi è una cultura diversa. E vedi che secondo me sono ammessi anche i mappazzoni. Là fanno Mappazzoni delle americani. La pizza cose. americana è un mappazzone, no? Ci mettono pure la frutta col pomodoro. L'ananas. Sai qual è la cosa più schifosa che hai mangiato in vita tua? Hai viaggiato Ma tanto? io. Eravamo in Egitto Ahia. e lì ho visto. Non l'ho mangiato, però ho visto una cosa veramente che non mi era mai capitato. A ora di pranzo arriva un'apecar. L'apecar aveva un telo di questi, insomma, dove non passa il liquido, quindi Ah, impermeabile. quelli sopra. Sì. Il carretto, quindi il carretto dell'apecar era pieno di gnocchettini di pasta lessata, cioè proprio lessata e buttata là dentro. Dentro sta Dentro pecar. a sta Ma così cosa. a Questo era un vuoto. venditore, ritornando a Simone, vendeva questa, è un food street. In più Ma aveva direttamente dentro. dentro al cassonetto Wow. e aveva dentro una bacinella tutte le interiore crude dell'agnello. Quindi praticamente la gente andava, pagava, questo gli dava una ciotola di cartone, dentro ci metteva due cucchiaiate di questa Crude. pasta e
un paio di cucchiaiate di queste interiore. E le mangiavano? E questi mischiavano e mangiavano, no? Quindi, ma veramente? Sì, ma l'interiore era cruda? L'interiore era cruda. È una cosa di... E tu non l'hai assaggiato? Assolutamente no, poi ho assaggiato altre cose, ho avuto modo di mangiare in mense internazionali, tra cui, che ne so, per esempio in una mensa svedese, no. Ecco, e ci davano l'involtino con la marmellata, con la marmellata dentro, marmellata l'involtino di carne. Dentro il ripieno, noi magari mettiamo l'ovulesso, ci mettiamo il prosciutto, no? Loro la c'era la confettura di frutti di bosco dentro. Com'era? Ma terribile. Ma le assaggiavo? Assolutamente sì. E poi che ne so, il nepalese che prendeva il riso e ci buttava dentro lo yogurt alla frutta. E mischiava e spapponava, quindi era fantastico. non l'ho provato, però poi comunque ho provato. Ho provato dei dolcetti che si vendevano per strada, fatti con il miele, con la foglia dell'uva, il pampino si chiama, credo di sì, non lo so. Mischiati nel miele, molto dolci, un sapore molto particolare, molto speziato, però comunque lì c'era la curiosità di assaggiare. Ma il pappone con l'interiore? L'interiore no. Assolutamente. Ma è qualcosa di veramente raccapricciante. Allora, noi ragazzi ci sentiamo per il 9 giugno, tanti saluti per il 2 giugno. Adesso vi lascio con Alessandro Parodo, tanti saluti a Giulio Berghella, grazie Giulio. Grazie a te. Mua. Benvenuto weekend.